Davide contro Golia, stavolta vince Golia, ma il 3-0 con il quale la corazzata Torres torna a Sassari dopo la trasferta bolzanina con il CFS Südtirol è decisamente premio eccessivo per la campionessa d'Italia, che all'Internorm Arena hanno dovuto fare i conti con le padrone di casa, ringalluzzite dopo la prima vittoria esterna conquistata a Roma contro la Lazio 7 giorni prima e che hanno dato battaglia per tutti i 90 minuti regolamentari, cedendo solo nei minuti di recupero. Il match è iniziato all'insolito orario delle 12:30 per agevolare il rientro in Sardegna delle ospiti, ha visto la capolista far valere il maggiore tasso tecnico, ma il CFS Südtirol, per nulla intimorito dal blasone dell'avversario, ha ribattuto colpo su colpo e solo sul finire della prima frazione la Torres è riuscita a passare in vantaggio con la sua stella Patrizia Panico, che al 43esimo in sospetto fuorigioco riesce a trovare la zampata vincente. Sì, io penso che alla fine ogni cosa nel calcio si debba dimostrare sul campo, quindi se ci sono valori superiori lo devi dimostrare sul campo, perché poi alla fine c'è il rischio che i valori vengano azzerati quando ci si mette maggior impegno, maggiore umiltà e quindi si fa fatica come oggi. Nel secondo tempo un'ottima occasione per pareggiare capita subito alla Tonelli, che spreca a tu per tu con il portiere, e la stessa Tonelli al 77esimo centra un clamoroso palo su punizione. Ma la vera punizione arriva nei minuti di recupero al 91esimo e al 94esimo. Le ospiti approfittano delle praterie concesse dalle biancorosse per arrotondare il risultato finale. Noi abbiamo chiuso tutti i varchi e dal portiere fino all'ultima giocatrice in avanti hanno dato il meglio di loro stesse. Sono fiero, fiero delle mie ragazze. Le ragazze cominciano a capire come mettersi in campo, c'è molta intesa, c'è intesa tra i reparti, ho visto veramente tanta grinta, tanta buona, non solo tanta buona volontà, anche tante belle cose, per cui speriamo bene. Sì, diciamo che loro avevano le occasioni per fare abbastanza tanti gol, però anche noi avevamo occasioni e quindi non ci stava il 3-0. La sconfitta contro la Torres non ha portato conseguenze gravi in classifica alla CFS Südtirol, che resta a quota 6 punti alla pari con Orlandia e Lazio e con alle spalle due squadre, Bardolino e Firenze. Dunque a tutt'oggi la squadra del presidente Dalla Torre sarebbe salva e adesso le avversarie tornano ad essere più abbordabili, a cominciare da sabato prossimo con la trasferta di Reggio Emilia.